Prendiamo il nostro bellissimo iPhone e andiamo nell'applicazione App Store per poi cercare l'applicazione per il nostro Automover. Una volta trovata l'applicazione Automover Connect, se non l'abbiamo già fatto, la scarichiamo. Una volta scaricata e aperta, notiamo come sia molto semplice seguire le indicazioni per iscriversi. E poi, una volta effettuata l'iscrizione, ci verranno recapitate nella nostra mail le chiavi di accesso. Possiamo accedervi e selezionare poi il nostro Automover. Ecco qui scegliamo se consentire o non le notifiche. Aggiungiamo l'Automover, il nostro modello ovviamente, e seguiamo la breve indicazione che è riportata per abbinarlo al Bluetooth. Una volta abbinato, mettiamo il nostro codice di sicurezza ed il gioco è fatto. Possiamo qui dare un nome al nostro Automover. Qui in questo caso era parcheggiato, faccio riprendere il taglio. Come potete vedere, parte. E poi lo posso mettere in pausa con l'applicazione con un semplice clic e farlo anche automaticamente poi con il avvia, farlo ripartire dall'area principale. Vedremo poi le altre possibilità che ci sono nell'applicazione. Ciao, al prossimo video.